Due comunità sconvolte, Mercogliano, dove è avvenuto l'incidente, e Sant'Angelo a Scala, paese della vittima. La tragedia ieri sera intorno alle 19.30 in via Marcone. Un'auto ha investito una donna, 68 anni, medico di base nel comune del Partenio. La donna aveva appena finito il turno di lavoro, stava attraversando la strada quando una vettura l'ha presa in pieno. La dottoressa Lucia Furno è finita esanime al suolo. Si indaga sulla dinamica dell'incidente. L'auto non si è fermata a prestare soccorso e non si esclude il coinvolgimento anche di un'altra vettura. Cordoglio e sgomento a Mercogliano. Due comunità affrante, due comunità che si estinguono intorno alla famiglia, al caro dottore Porcile che è un caro amico, dottoressa Furno impegnata oltre che professionalmente anche nel sociale, quindi una donna affabile, sempre dolce, è una comunità sconvolta e ci auguriamo che presto possano chiudersi subito le indagini per poter risalire a colui che ha guidato questo veicolo la sera scorsa. Io non voglio entrare nella dinamica perché il comandante del Grosso sta portando avanti le indagini, quindi presumo che stamattina porterà qualche informativa in procura, quindi ci affidiamo a loro, siamo nelle buone mani, siamo in buone mani, siamo da subito si è iniziato a recuperare tutti i frame delle varie, sia della control room del Comune di Mercogliano, nella control room del Comune di Mercogliano che nelle varie attività dove erano ubicate le telecamere, attività commerciali intendo, dove erano ubicate le telecamere private.